Prova una buona gara, che comunque ci siamo confrontati contro una squadra di categoria maggiore. Penso che abbiamo tenuto bene il campo, poi normale magari secondo me il rigore ci poteva anche non stare, però non dobbiamo stare a cercare gli alibi perché comunque secondo me abbiamo fatto una buona gara, però ci è mancata un pizzico di cattiveria in più perché abbiamo creato un paio di occasioni e magari potevamo sfruttarle molto meglio sicuramente, magari cercare di riaprire la gara. Ecco, diciamo che proprio sull'aspetto del riaprire la gara ha un po' gettato, dico sconforto, ma per dire comunque ha allentato un po' anche la verve agonistica, il terzo gol che hanno messo a segno da Cesar al quinto della ripresa, perché sul 2-0 comunque avete provato sempre a spingere e anche sul finire il primo tempo Galabinov per un pelo la stavate per riaprire. No, ma guarda, ti dico, 2 o 3-0 noi cercavamo sempre di mettere in atto quello che dovevamo fare, sempre e comunque, come hai anche detto te, abbiamo cercato di far gol anche negli ultimi minuti, la squadra non ha mai mollato, ha sempre tenuto comunque il campo bene, ci siamo confrontati con una squadra di categoria maggiore e penso che abbiamo fatto una buona partita, ripeto, è mancata la cattiveria secondo me. Senti, adesso vi ho Vicenza, consapevolezza in più avete, non dico tanto dopo questa partita, quanto dopo le ultime disputate in Serie B contro avversari da vertice, ecco. No, io penso che la squadra sa il valore che, cioè sappiamo noi che valore abbiamo, e non penso che adesso dopo questa sconfitta magari pensiamo che siamo diventati scarsi, no? Io penso che la squadra adesso... Ci dispiace essere usciti dal turno perché era bene andare a giocare a Firenze, però adesso il campionato diventa la nostra priorità e quindi andiamo sabato, dobbiamo sicuramente prendere i 3 punti perché nelle ultime gare non sono arrivati e quindi sono importanti e fondamentali per la classifica.